cura del tempo non riusciva ad accettare questo fatto che la donna fosse capace di cambiare, fare guerra, fare libere scelte, scelte dalla parte opposta a quella, alla parte dove, dove regnava quindi l'ordine, la sicurezza sociale, il conformismo. Per loro una figura simile era più sconcertante, diciamo, della complice, della connivente con i briganti. Conclusione, non la fecero proprio franca, qualcuna fu assolta, le altre ebbero pene, piccole pene, laddove, ripeto, l'opposto che invece capitavano alle complici figli dei briganti. No? Ora, se voi mettete insieme brigantesse e il complice dei briganti, no? Vedete che bisognerebbe arrivare a questa conclusione, che il brigantaggio non sarebbe esistito che senza di loro. Ma questo i teorici e gli storici della guerriglia di oggi, per esempio i vietnamiti, eccetera, questo lo sanno, l'hanno dimostrato chiaramente. Cioè il brigante deve nuotare in un mare, nel suo mare, nel suo mare. E da che è formato il mare? I briganti, quelli più validi e più forti, erano la macchia. Chi garantiva il pettoragliamento? Chi garantiva i rapporti, insomma, con il paese? Perché il brigantaggio è sempre locale, cioè sempre nel proprio paese. Ecco, questo è un fenomeno, un discorso che bisogna approfondire, perché è molto importante. Ora dice il nome, se manca, in questo mare nuotavano i briganti e le donne assicuravano l'acqua di questo mare. Quindi senza le donne non ci sarebbe stato il cosiddetto brigantaggio. Ossia la guerra civile, se è ben chiaro, lo chiamano brigantaggio dei francesi, che sono sempre strani queste cose, hanno dato questo nome, è una guerriglia popolare questa, i francesi l'hanno chiamata brigantaggio, che è l'analogia con brigantaggio endemico, che è un'altra cosa per la verità, anche se ci sono interconnessioni, gli italiani che hanno sempre scimmiottato molto spesso i francesi e l'hanno chiamato i briganti. I piemontesi scimmiottavano, no noi. I piemontesi scimmiottavano. A Napoli ci sta un monsù che è il cocco francese. Sì, perché è molte cose della cucina napoletana. Infatti l'abbiamo cambiato in monsù. Perché l'hanno portato in francese. Ma l'abbiamo cambiato in monsù però. Sì. Da Monsieur in monsù. Ma stavo giocando, perché sono cose poi tanto importanti. Ora dicevamo, ora. E a questo punto io vorrei parlare, farvi capire qualcosa di più delle brigantesse, anche per dare un senso a questo incontro. Però perché io credo che quanto tempo abbiamo. Vada. Facciamo così, io vi dico le cose principali, ma prima fare una rapidissima sintesi di fatti, perché non voglio dare soltanto qualche notizia. Poi gli fatti poi vi danno i significati. Vi dirò dove voglio approdare. Un discorso che non so quanto piacerà a Claudio, ma non sarà questo rapporto decisivo che mi prenderà. Ora, Claudio dice, per esempio, che rappresenta un tipo di cultura che a me incuriosisce e piace di pensare anche al traio, chiamavano Borbone come vogliamo, dice queste donne hanno difeso il sud dall'invasione di un esercito straniero e questo va bene. E hanno difeso l'antico regime, le corruzioni, la nostra storia, la nostra economia, eccetera. Va bene, diciamo che anche questo, anche questo va bene. E mi avete salvato. Io cosa dico? Io dico una cosa, io dico questo, che è vero, i contadini lottavano per il re. E senza questo probabilmente non avrebbero lottato, avrebbero lottato male. Quando ci fecero, io ero ragazzo quando accadono queste cose, quando ci furono le invasioni delle terre, vi date con sapere dei partiti di sinistra, eccetera, no? I contadini, quando occupavano le terre, portavano le madonne, perché loro legittimavano un fatto, perché anche loro lo sottovalutavano. Non è che uno si libera facilmente dalla cultura, la cultura te la porta indietro finché non muori, però puoi modificarla e quando si smascia tutto il sistema probabilmente puoi anche cambiarla, ecco. Altrimenti nel servizio nero. I contadini, quando occupavano le terre,
piaceva, si portavano le Madonne. Le Madonne, perché si porta le Madonne? Uno degli stupidi dicono, perché speravano il miracolo. Non è vero. Si potevano, dovevano legittimare questa occupazione ritenuta da ogni parte che di illecita, perché loro non avevano la forza ideologica per dire no, questo non è illecito, è un nostro diritto. Voi siete usurpatori e questo è il nostro diritto. Non avevano queste cose. Erano senza intellettuali. Raramente capitava per un intellettuale. Beh, anche questo aspetto interessante, il brigantaggio, un fenomeno autonomo, che ha avuto anche questo grande pregio, per questo il brigantaggio è grande, perché è rimasto fino a un certo punto molto autonomo. Ma di questo forse parleremo dopo. Non vorrei perdere il filo. Allora, noi stavamo dicendo, ecco. Le terre. Ecco, anche lo penso io. Io penso questo, Tomà, che senza un riferimento a quello che si era a mente quello, la cultura che noi abbiamo cominciato a prendere, quando ancora eravamo nel ventre della nostra madre, quella è la cultura, che è fatta anche di quotidianità, di linguaggio, di cibo, perfino di odori, di stili, di vestiario. Ebbene, senza questo riferimento forte a un passato che era un grande passato, la storia del sud è una grande storia, e di questo dobbiamo essere fieri, anche io sono fiero, lo so che ti meriterà. Allora, diciamo, sta fatto tutto. Non c'è niente da più detto cattivo. Ora dicevamo che, ecco, il problema è questo. Ma cosa vogliono i neuroeconomici? Vogliono ritornare a questo passato? No, è sbagliato. Questo passato è vivo, proprio perché è vivo, non c'è bisogno di tornarci, perché è vivo, è incapsulato nel presente. Allora, quando si studia il brigantaggio, cosa bisogna fare? Bisogna capire come queste donne, senza il soccorso della cultura intellettuale, donne anche uomini, senza il soccorso della cultura intellettuale, con i soli maestri che erano gli artigiani del villaggio, perché gli intellettuali si facevano i fatti d'ora, era un altro mondo, va bene, da soli, da questa esperienza hanno ricavato elementi di resistenza a un grande processo storico che era la modernizzazione. Nel sud veniva la modernizzazione, veniva in modo, è stato rifiutato, obiezione, ma allora il sud è incapace di modernarsi? Non è vero questo, dipende come arriva la modernizzazione. Se la modernizzazione, che significava allora divisione dei poteri, no? Potere esecutivo, potere legislativo, autonomia del potere giudiziario, ecco, e rapporti equilibrati tra le classi, eccetera. Se questo era meccanizzazione, industrializzazione, ecco, e cioè se questa era la modernità, ecco, avrebbe attecchito al sud, ma perché non ha attecchito? Perché io ricordo da ragazzo, quando arrivavano le prime cose moderne nel mio paese, io fino a quando diciamo stato un paesino, è molto piccolo questo, quando arrivano le cose moderne c'era una grande tensione, una specie di euforia, perché tutti volevano il nuovo, la bicicletta, la macchina, il telefono, eccetera. Allora perché fu respinto questo cuore? Non era solamente la fedeltà ai Borboni, questo mi sembra un'ingenuità, anche tra lui il suo ruolo si applicava, e che questa modernità era una modernità arrogante, veniva imposta dall'alto e con la violenza. La giovinezza avrebbe dovuto, ecco, scendere grazie nella gente e suscitare la maturazione delle forze locali. Erano le forze locali che col favore di questa cosa avrebbero dovuto accettare la modernità, e questa modernità poteva benissimo sposarsi con questo ritorno, con questa reviviscenza della tradizione, perché quando le brigantesse andavano alla macchia a trovare i loro compagni, si portavano tutta la loro storia, e la loro storia era forma del familismo, dei rapporti familiari, a volte si portavano l'intera famiglia, c'era a volte, e se voi esaminate da vicino le bande, vi trovate che i rapporti familiari erano importantissimi, no? Perché non, e difficilmente avreste trovato una donna, una sola donna,
trovate una donna e una sorella, oppure la donna, una sorella e un fratello, in qualche caso il padre, la figlia brigante, il padre brigante, la figlia brigantessa, oppure lo zio brigante, la nipote brigantessa, eccetera, eccetera. Tante possibili combinazioni, ma i rapporti familiari ci sono sempre. Perché? Perché il villaggio è, diciamo, la comunità di Italia, cioè il villaggio è la comunità di riferimento. Nel villaggio, ecco, c'è la famiglia. La famiglia è il nucleo dove maturano i grandi sentimenti, le grandi passioni, i grandi affetti. Ecco, quelli gli affetti che non riuscite a suscitare, per esempio, i sindacati. Partiti e sindacati hanno pure plasmato i villaggi, ma non hanno mai suscitato affetti, passioni e tensioni, perciò si sono sconfiate queste cose. Lo dicevamo, dicevamo, si stanno sconfiando, io mi auguro di no, speriamo. Ora, tornando a noi, sono morti già. Allora, logico, ecco, la struttura familiare si trasferisce dalla famiglia alla banda. Bene, fin qui dice niente di nuovo, siamo come prima. No, non siamo come prima, perché nella banda succede qualcosa di interessante, di bello, di straordinario. Cioè queste donne che fino a che forse erano, diciamo, nel villaggio libere, come dire, erano succubi di un familismo che alcuni chiamano immorale. Cioè pensavano così, familismo, quando uno pensa che il bene proprio risiede nel bene della famiglia. Se la famiglia serve, nessuno si vuole arricchire, si deve arricchire la famiglia. Di conseguenza, guai se si arricchisce da solo senza la famiglia. Bene, sicché, e tutti gli altri non esistono. Cioè, tale cose come non esistono. Non esiste il bene. Questo è il familismo che gli americani, ecco, sotto molti aspetti, con molta ragione, chiamavano amorale. Lasciamo perdere amorale, perché il discorso è più lungo. È facile dire queste cose quando tu hai uno Stato che ti protegge, ma quando non hai nulla, tornato a famiglia, la famiglia diventa il punto di riferimento di tutto. Ma io non voglio piacciare adesso. Il fatto sta che la donna, finché in casa, è succube della patria potestà, del familismo amorale, amorale, o meno come volete voi. Ma quando va nella banda, diventa un'altra. Perché? Perché la banda, ecco, nella banda tutti devono collaborare alla sopravvivenza di tutti. Sicché il bene della banda, di ciascuno, coincide con il bene della banda, e la banda non è formata dalla famiglia, è formata dal gruppo. Persone che magari in paese si detestavano, poi nella banda si ritrovano e si ritrovano ad essere solidari con l'altro. Quindi nascono nuove solidarietà. Vedete? Ecco, il punto di partenza è la famiglia, il villaggio, eccetera, ma il punto d'arrivo è un altro. Il punto d'arrivo è la nascita di una nuova cultura. Una nuova cultura che è stata distrutta dalla repressione, dalla sconfitta. E questo ci porta a considerazioni d'ordine più generale, e cioè che non c'è un solo tipo di storia. Ci sono tante storie, ognuno con le sue logiche. Se per alcuni la storia può essere il progresso materiale, oppure spirituale materiale, per altri la storia è il progresso scientifico. Alcuni corrono, ecco, alcuni gruppi umani corrono, accelerano, altri invece procedono con lentezza. Ma chi sono i migliori? Non c'è una risposta a questo. Ci può essere progresso scientifico, ecco, ma si ritorna a essere schiavi della macchina, schiavi del potere. Il sud, ecco, probabilmente stava trovando una sua strada, e questa è una conclusione, ma per arrivare tanto dovrei portare anche gli altri elementi della discussione. Qualcosa ancora posso dire, se il tempo c'è, il tempo può parlare? Vado. Ci sarà un'altra occasione. Quando vi stancate vi fermate. È troppo fossa per appoggiarla su un solo caso. Però se troviamo 10 casi, 10 semplificazioni, cioè di come una cultura trova in se stessa la forza di riscrivere il proprio destino, senza soccombere davanti a ideologie che vengono dall'alto, che non importa la violenza, ecco questa cosa. Questo è, devono imparare i non borbonici. Va bene? Perché alla fine. Infine, se il borbonismo, cioè se la fede borbonica ha avuto una sua importanza
non ha avuto importanza maggiore di quella che hanno le contadine che mettono davanti a sé le Madonne. Le Madonne. Ma infatti quelle vanno insieme. Sì, vanno insieme, d'accordo. E allora il discorso qui diventa appunto di metodologia storica. Cosa ho detto? Voglio integrare. Che cosa significa fare storia? Vi dico cosa significa fare storia per me. Ecco. Allora ci sono 10 modi, perlomeno una decina di modi, di spiegare il brigantaggio. Uno, per esempio, che piacerà a te sicuramente, no? Il brigantaggio fu una lotta di culture, uno scontro di culture. La cultura della modernità, la cultura della tradizione, vero? Eccetera. E questo è una mezza verità. Io ho grande rispetto perché si deve, perché comunque è un elemento di verità. Un'altra spiegazione, che è quella di cui parlava il nostro comune amico, un amico ritrovato tra l'altro, e cioè la storia, il brigantaggio fu lotta di classe. Lui dice giustamente, non è vero, eccetera. Condivido, fu una lotta interclassista, però non si può negare che le bande armate erano formate soltanto di contadini. No? E cos'è che spingeva questi contadini a mettere in gioco la propria vita? Era il proprio istinto di classe, l'istinto di classe. Cioè, ha giocato una parte importante in questa storia anche l'istinto di classe, ossia l'odio per il Signore. Questa gente, ecco, non è che il governo borbonico era un governo, era l'età dell'oro, è ingenuo vedere così. È un governo come tanti altri, no? Che commise tanti errori, no? Ma aveva anche dei bellissimi pregi, eccetera. E poi rappresentava la nostra tradizione storica, la grandezza della tradizione storica. Bene, quindi senza dubbio, stavo parlando dei Borboni, vero? Tra l'altro i Borboni erano una cosa molto importante, avevano creato un rapporto di intimità col potere. Bene, poco fa l'amico ha parlato di soldati Gaeta, per esempio, leggetelo perché è molto bello, io vedo effettivamente questo soldato ormai in disagio, che sarà messo in disagio, eccetera, sarà mandato a casa e perfeggiato dai liberali, e invece ha questo rapporto veramente di grande trasporto verso il re, che non è servilismo, poi è proprio amore. Ecco, quando i governi piacciono, nasce questo amore, e in molti casi i borbonici, nonostante i loro difetti, eccetera, avere una grande affinità con il popolo, hanno saputo questi regali quindi d'amore, e questo non si può negare. Noi siamo in un mondo allenato in cui non si conosce l'amore, con classi dominanti screditate, ma non solamente in Italia, screditate, che sono oggetto del maggiore disprezzo di cui noi possiamo immaginare. Ma che significa? Ma come si fa a tenere in piedi una società così? Una società ci deve essere questo, il soldato di Gaeta è un libro molto importante, e quando si studia la storia non bisogna soltanto investirsi dietro, non soltanto dentro gli archivi, no? Dietro queste carte, perché come dicevo, non so se hai visto quel film Orfeo Negro, ma a un certo punto Orfeo ha perduto la sua codicia, la va a trovare dappertutto e finisce in un archivio. Allora dice, l'archivista dice, allora che fate qua? È la notte di Carnevale, e cerca la codice, e poi cerca dei vivi in mezzo ai morti. No? Allora bisogna smettere questa storia. Lo storico deve lavorare sui documenti. Sui documenti, fa bene a farlo. Non può prescindere. Bene. Ma non c'è solamente quelli nel documento. Ci sono poi altre fonti. E una di queste fonti è la letteratura. Non questa letteratura di invenzione, la letteratura che veramente nasce dalla sofferenza con la tribù di una generazione. Senza, se voi potete capire il Rinascimento, il 500 e 600 inglese, pensate di capirlo quindi senza Shakespeare, vi illudete. Pensate di capirlo soltanto con i libri degli storici, che leggono solamente gli storici e i loro amici, no? Vi illudete. Dovete studiare Shakespeare, perché Shakespeare lo conoscono tutti, oltre che sulla televisione, eccetera. Bene. Ora, tornando a noi, c'è un problema anche di fonti, ecco. Una fonte è la letteratura, ecco. Un'altra fonte, per esempio, ecco, è il folklore. Noi facciamo cantare a loro come se fosse una cosa in più.
No. No. Va bene, però come una sembranza del passato. No, la pensa... loro sono parte integrante di questo. Sono parte integrante. Però allora, io vi leggo adesso una poesia popolare di allora, spero di trovarla. Dimenticavo di dire al collega perché sulle Brigantese c'è una ricca e prestigiosa produzione scientifica. Antipatico dirlo, ma che io sono forse l'unico col protagonista insieme alla mia scuola di Salerno. E questo è il primo libro uscito sulle Brigantesse, non ho mai divulgato i miei libri, ho aspettato di altri spontaneamente ad andare a cercare, chi ha attaccato a volte no. Quindi è uscito nel 2006, quando solamente pochi abitanti di provincia si erano occupati di Brigantesse, purtroppo ancora se ne occupano. Bene, allora, poi abbiamo creato una mostra sulle Brigantesse, no? Che ha girato per Napoli e per la Calabria, eccetera, è contenuto anche in questo libro e poi in quest'altro catalogo. E poi attualmente ci stiamo occupando, ma già dal 2005 l'abbiamo fatto, di brigantaggio, soltanto di brigantaggio. Cioè brigantaggio oltre alle brigantesse. E questi articoli si trovano in questa rivista dell'Università di Salerno, diretta da una professoressa mia, già mia allieva, ora professoressa di apostolo, e da me stesso. E qui trovate i migliori, credo, quelli che per noi sono articoli sul brigantaggio che finalmente aprono gli occhi su. Diranno queste cose che in sintesi sto dicendo. Bene, ora questo. Ora c'è anche un film, eccetera, ce l'avete voi, eccetera. Ora, tornando a noi, non vorrebbe avere perso il filo. Il folklore. Bene, adesso vi leggo una poesia, sperando che se ne si faccia uso del folklore, che il folklore si goda non soltanto come testimonianza di bellezza, ma che esprima tutto quello che una cultura ha saputo esprimere nell'arco di tutta la sua esistenza, che è millenaria, perché comincia con la Magna Grecia. Allora, è una poesia, un canto popolare che io ho trovato. Probabilmente non conosce nessuno. Dice una mamma, il sangue al figlio, il sangue che ti ha bevere il cuore e di chi è cresciuto nella sella. Tu fatti guappo, dovunque si muore, spezza la vita che ti contrasta. Elena, brigantello, ninna nonna. E ma ninna nonna è questa. Poi, se non sei in grado di uguagliare tuo padre, se hai paura dei boschi e dei soldati, sin da adesso ti bestemmio, piccolino, una vipera ti possa intossicare il fiato. È terribile, ma i briganti sono nati da questa cultura, in cui c'era il modello del padre, uomo libero, e c'era una madre che insegnava i figli ad essere simili al padre. Queste sono le nostre sostruzioni. Guarda, sai che con queste frasi non ti restituiscono la modernità, ma ti apre uno squarcio per la conquista della modernità. Non la modernità da conquistare da subalterni, da colonizzati, ma una modernità da conquistare con le proprie forze. E se non vi basta questo, notate bene il posto della donna. La donna dice, tu devi seguire l'esempio di tuo padre, lui è ucciso e tu devi fare la stessa cosa, solo una fai o ti maledico. Ma qui chi è questa donna allora? È la donna che vive all'interno di quel femminismo di cui abbiamo parlato, vero? Ma attraverso questo femminismo lei si realizza. Perché? Perché si prepara a godere della gloria del figlio. La donna, questo è il destino che hanno avuto le donne nel sud, partorire un figlio, essere parte della gloria, dei successi del figlio. Quei figli sono poi i padri, sono i figli devono seguire il modello del padre, poi i padri si sono indeboliti, eccetera. I figli nascono sempre di meno, nascono le donne e le mamme cosa fanno? Le portano i figli alle case di bellezza per fare la missionaria. Purtroppo vedi che abbiamo. Sono momenti in cui uno ci riflette, ma il mondo sta andando avanti o sta andando indietro, no?
Se ci abbiamo una visione richiana. Sì. Ve ne voglio leggere un'altra che riprende questo motivo. Ecco, questa ancora è più tosta. Vieni, addormentati su questo seno. Tua mamma è chioccia, tu sei cuscino, che sotto l'ala si ingrugna e sta, o peganduzzo fra la nonna. Chiudi questi occhi, quanto sei caro. Guardatelo tutti, già si sono velati. Pare il sole che se ne va. Dormi, sei orfano, l'amato padre a tradimento ti hanno ammazzato. Di qua squadriglie, sbirri di là, per 20 anni, credimi, non t'ho costruito.